Ed eccoci qui, benvenuti, benvenuti al Circo delle Emozioni. Oggi vi vogliamo fare un regalino, un cadeau di Natale. A presentarci il regalino sarà il Sor Fulvio. Benvenuto, Ciao, Fulvio. benvenuti a tutti, benvenuti ad H2O, buon Natale a tutti. Adesso vi facciamo vedere una cosa straordinaria che abbiamo realizzato apposta per l'ultima collezione che si chiama Il Circo delle Emozioni. È un effetto luce fantastico, realizzato in poco tempo, che emozionerà le clienti. Wow, pronti, vediamo. Oh, Fulvio. Eccoci, guarda. Quindi, colore acrobatico. Un colore acrobatico fantastico, degli effetti luce Sabrina, intanto saluta anche tu gli fenomenali. amici di Parcherando. Benvenuti, benvenuti. Oggi non siamo in Accademia, siamo da IT, siamo qui e siamo a Cortina d'Ampezzo, a Roma. No, Nevica. non nevi, perché Cortina d'Ampezzo Ecco qui è Roma. il nuovo gesto, Fulvio, Ecco, vai. vai Fulvio, spiegaci che cosa stai Allora, abbiamo facendo. utilizzato siccome il tema del circo delle emozioni è appunto il circo, abbiamo utilizzato per emozionare le nostre clienti degli elementi del circo. Eccolo, eccolo, questo è il naso da Eccolo. clown. Brava, brava Sabrina. Questo è un naso da clown. E inseriamo i nasi da clown con questo uncinetto e scegliamo le ciocche che vogliamo schiarire. Verrà un effetto sfumato dalla radice e luminoso sulle punte. Colore acrobatico. Un colore acrobatico. Diciamo che oggi ci stiamo spostando da dei servizi che devono essere funzionali dal punto di vista, aspettate, funzionali dal punto di vista del risultato estetico, ma che hanno dentro una grande carica emozionale, perché è quello che serve nei nostri saloni, emozionare le clienti. Wow, mi piace, mi gusta, mi gusta. È un bel regalo che stiamo facendo ai nostri amici di Il Parrucchierando. gesto è molto semplice. Allora, guardate molto bene, anche perché oggi è 23, domani è 24. Quanto E ci si poi c'è tutto mette? Capodanno. Quanto ci si Tre mette? minuti e 3 mezzo. minuti si monta una testa di effetti luce, di schiariture, Lo ok? può fare il Lo ragazzetto possono fare Non tutti. serve assolutamente essere precisi e perfetti nella realizzazione, perché questo effetto un po' sporco, un po' vissuto, Circense, direi. circense e piace. Per Cioè, cui quindi dici dobbiamo. che ci aiuta questo Sì, assolutamente. per tirar fuori la nostra La creatività? nostra creatività e la relazione anche con la cliente. Vieni, Giusto. Che noi non stiamo proprio consultando e quindi conoscendo. sarà una mera. Una meraviglia, Wow, una meraviglia. una meraviglia, vedi, vediamo il taglio, Questa leggerezza. leggerezza. Vediamo meraviglia. Io intanto incomincio a colorare, Meraviglia, ecco, questo è il taglio eh? Sì. meraviglia. Meraviglia. Questa è la nostra collezione, è stata creata tutta dai nostri parrucchieri H2O. Allora, Leggerezza. leggerezza. Vedete il circo? Wow. Bellissimo, bellissimo. Stupore abbiamo anche. Stupendo. Quindi cosa ci proponi come cromia, come tonalità? Allora, i biondi freddi hanno lasciato ormai quasi definitivamente lo spazio in realtà delle tonalità più calde, a delle tonalità più miele e più dorato, dorato rame. Insomma, i biondi stanno cambiando veramente faccia, stanno cambiando veramente la loro anima. Quindi la tonalità solare si impone come Sì, mai sì. non ha fatto in questi anni. Esatto, noi da tanti anni che lavoriamo sulle tonalità fredde, sui beige, sui colori sabbia e adesso stiamo ritornando verso il dorato rame, i colori più caldi. C'è proprio più voglia di Che bello, solarità. a me mi piace tanto, mi piace Sì. anche perché si è stupita lo stupore della nostra amica. Cliente che oggi. Stupore, quella è un'altra linea della nostra collezione. Allora, le elenco tutte. Follia, stupore, meraviglia e leggerezza. Queste sono le linee che abbiamo pensato per le nostre amiche Questo è in clienti. appunto il colore acrobatico che sfuma dalle tonalità miele, oro del Nilo. Chi più ne ha?
Pirmetta, aprite la cassaforte e tirate fuori l'oro, forza. Come vedete, non serve veramente essere precisi, perché l'effetto che voglio creare è un effetto tono su tono, per cui anche se rimane un po' più sporco, un po' meno rigato, è... meno stiloso, direbbe. Voglio dire una cosa ai nostri parrucchieri: è bello uscire fuori dagli schemi. Quando si esce fuori dagli schemi, contagiamo anche tutte le altre clienti. Spesso accade che facciamo questo servizio a una cliente, la cliente vicina lo vuole anch'essa. Quindi è bello e poi usciamo fuori. È contagioso, schemi. È contagioso. È contagioso perché vuole provare la stessa esperienza. Vero, vero, molto bello, molto bello. Perché noi viviamo e doniamo esperienze più che bei capelli. Anche bei capelli, mo. Io vorrei dire la mia solita frase, grazie Fulvio per le cose che ci insegni. Sono cliente, la cliente vicina lo vuole anch'essa, quindi è bello e poi diciamo è contagioso, è contagioso. È contagioso perché vuole provare la stessa esperienza. Vero, vero, molto bello, molto bello. Perché noi viviamo e doniamo esperienze più che bei capelli. Anche bei capelli, mo. Io vorrei dire la mia solita frase, grazie Fulvio per le cose che ci insegni. Wow. Ma prego. Allora, vorrei chiudere qui, ci vediamo dopo con il risultato finale. Ciao, ciao. Eccoci qui per il tocco finale. Bene. Eccoci. Il circo delle emozioni, di nuovo, per far vedere il risultato finale di questo splendido effetto luce. Bello, allora. Bello, bello. Però se parlo così sembra che c'è raffreddore, quindi glielo metta la signora. Gli ultimi ritocchi a questo taglio stupore, ok? In realtà questo per Mike abbiamo fatto una versione un po' più lunga del taglio stupore, leggermente più allungata, proprio perché abbiamo visto... No, le sue caratteristiche. Parlavo, volevo dire una cosa: la bellezza di questa sfumatura naturale, a parte la nuance. La nuance, in realtà, abbiamo schiarito con un semplice super schiarente, una base sua naturale, perfetto. E l'abbiamo portata, diciamo, tra il 7 e l'8 di fondo di schiaritura, e poi abbiamo tonalizzato con un 8,34, molto semplice, però è quello che a lei serve. Certe volte la semplicità è la cosa migliore. È allargare l'8 e stringere il 7. E con questo vi auguriamo un meraviglioso Natale. Aspetta, devo finire. Ancora? Scusa, Sabrina? Io faccio l'assistente. Abbiamo fatto un po' di onde di Capodanno, praticamente. A Natale. E mettiamo i nostri bacini spray. C'hai ragione. Allora, mentre li spruzzate, dovete mandare i bacini. Sì, questo è il bacini spray. Posso far vedere una cosa, guardate. Bacini spray, circo delle emozioni. Wow. Abbiamo... anche i nostri bacini spray. Ci stupisce ogni volta. E come... Ti senti molto baciata? Cara, che dici? Allora. Ha cioè, degli occhi, hanno preso veramente l'elemento centrale, mi permetto di dire. È il naso. Fammi il naso. Ok, l'elemento centrale sono gli occhi di questa meravigliosa ragazza. E devo dire, con H2O? Si può! Ciao! Ciao, buon Natale! Buon Natale!